Vieni qua, Yu. Vieni qua, Yu. Aia, aia. Ok? Salve! Ninja, sì! Ho avuto la strabiliante idea di andare nelle backrooms! Eccole qua! Guardate che belle le nostre backrooms! Sì! Oggi correremo uno dei rischi più grandi della vita, cioè andare nelle backrooms. Per non perdervi altri video lasciate like ed iscrivetevi al canale. Entro 3 secondi, 3, 2, 1, spero che vi siete iscritti. Io direi di partire subito. Ora, vediamo un po', queste backrooms per ora si presentano in modo del tutto tranquillo, vero? Non vorrei urlar vittoria, però. Comunque si presenta in un modo abbastanza carino, molto bello. Sì, sì, insomma, molto Shrek. Cosa ci fai qua? Allora, parliamone. Fermo, parliamone. Vieni qua. Dove sei, stupido? Ha visto la pistola? Allora, la mettiamo verde in modo che proprio siamo contro Yorkie. Sì. Allora, posso vedere dove sei, per favore? Che ti dovrei un attimo... Se è con permesso, mi raccomando, non... Dove sei, Shrek? Ah, si è perso. Oh, l'ho visto. Allora, lo devo trovare. Shrek mio, dove... Vabbè, allora... andiamo avanti nella nostra, diciamo... Ecco, in questo. Oh, eccoti. Guarda, giusto in tempo, amico, giusto, non mi fa sparare. Ah, ma non ci cascherò la seconda. Shrek, esci fuori proprio tu. Vieni qua. Allora, stavolta mi spara, c'hai paura, Allora, dove sei? Qua ci abbiamo le telecamere, perché ovviamente ci devono controllare. Dove sei, Shrek, amico mio? Che ti vogliamo tanto bene, guarda, così tanto che ho una K47 in mano, guarda, un sacco di bene ti vogliamo, eccoti qua, boom, perfetto. Bene, piccolo problema risolto, andiamo avanti e cerchiamo di entrare nel secondo stage. Ok, allora, devo trovare, allora, io nelle backrooms non sapevo l'esistenza di Agiwagi, ma sì, i miei video sono tutti pazzi, quindi ragazzi, Agiwagi nelle backrooms credo che lo potete trovare solo qui, anzi lo potevate trovare solo qui. Aspetta, vieni con me tu, ti porto in un bel posto. Si può entrare nel void? Ah sì, possiamo fare così. Guarda, vieni con me, ti porto in un posto bello, guarda. Ecco qua, le caramelle, perfetto. Sganciamolo, ciao. Allora, io qua posso stracitare. Allora, ho hackerato le backrooms. Sì, sono pazzo, hackerò anche le backrooms io. Non vi fate domande. Allora, devo vedere, sinceramente mi incuriosisce non poco. Allora, siamo pronti per entrare? Non lo so, allora io mi armo comunque di AK-47 nel dubbio. Noi ovviamente, non si può entrare. Ma noi non vi preoccupate che siamo i re dei glitch e dei bug, quindi entreremo sicuramente. Dobbiamo solo fare un po' di forza. Allora, pronto? C'è qualcuno? Si può entrare? Allora, ci abbiamo il piede di porco, quindi potremmo, in un certo senso, no, non possiamo. Allora, ci calmiamo. No, fammi volare, aia. Bene, che bello. Tra l'altro, ho scoperto una cosa a dir poco interessante. In queste backrooms abbiamo anche poteri di Sonic, quindi se incontriamo qualche nemico possiamo direttamente andarci via in questo modo. Mi sembra molto interessante come cosa, soprattutto perché riusciamo a strabuggare il gioco in questa maniera, quindi direi che va bene tutto. Ok. Stavamo scherzando, non va bene tutto. Bene, continuiamo. Chi è quella là? È la faccia You Are Idiot? Vediamo, perché non ha... Mamma mia, ste backrooms, guarda, ste sorprese che ci danno che... Allora, dove sei? You are idiot. Cioè, tu sei idiot, tu, you, esatto, you, nel senso te. Dove sei? Vieni qua. Ma non scappare, ma non te ne fare proprio un problema, guarda. Ci sono io, che sicuramente non ti farò male. Ma non si uccide, ma è troppo forte, you are idiot. Come posso fare? Posso volare contro di lui, fermo. Ho trovato la stratagemma vincente. Possiamo volare contro You Are Idiot. Vieni qua, You. Aia. Ok. Salve! Nerda! Il seguimi? Sì, vai sopra, dai. Vola se hai coraggio. No, non hai coraggio. Ah, peccati questo. Ah, no. Allora, stavamo scherzando. Non è vero, lui c'è il coraggio. Va bene.
Eccolo, allora proviamo a fare degli esperimenti. Se faccio così non va, vero? Ok. Secondo colpo, manco questo è andato. Revolver, non è andato. Non so più che devo fare con questo You Are Idiot. Guardalo. Beh, lui non sa che però è un'arma più potente. La pulizia. Che peccato, guarda, fra pochi secondi te ne andrai, guarda. Che peccato, guarda. Allora, scappa, scappa nel frattempo. Te ne sei andato? Te ne sei andato, ti prego, dimmi di sì. Non voglio, ok, per fortuna sei andato. Bravo, bravo. 92 minuti di applausi. Ah. Allora, abbiamo corso un bel rischio con You Are Idiot, va detto, va detto. Comunque, ci sono tipo delle stanze segrete delle backrooms, che boh, io non lo so. Bisogna andarle a scoprire insieme, perché sì, sono strane così le backrooms. A noi ci piacciono le cose strane, quindi le backrooms fanno per noi. Allora, dove siamo? Siamo appunto nelle backrooms. Abbiamo... Ah, no, però costa. Allora, mentre vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale, io direi di porco se... questa cosa. Allora, è una TNT di Minecraft. Facciamo prova a K47. Ok, stavamo scherzando. La prova non la facciamo. Andiamo direttamente col piede di porco. Allora, dove sei? Vieni qua. Vieni dalla mamma, dai. Vieni dalla mamma, vieni qua, che ti vogliamo tanto bene. Aia, devo scappare, non c'è tempo per raccontare la situazione. Aia. Allora, ci sono, diciamo, dei men demoniati che mi seguono a morte. Ma chi è quel mostro nero? Una cosa è certa, questo gioco è sempre più pazzo, io ve lo dico. Allora, vieni qua tu. Allora, te revolver e te ne vai. Te pure, vieni da paparino, anche te. Vai. Vieni? Ok. Allora, quello che mi preoccupa di più adesso è quel mostro nero che non mi ricordo il nome, ma comunque è tipo una creepypasta. Non so dove sia. Io sinceramente non lo voglio scoprire, quindi me ne vado di volo. Ciao, aia! Allora, possiamo uscire? Ok. Non mi fa volare? Ok, eccomi. Voilà, possiamo uscire dalle backrooms. Comunque, quanto è grande la mappa delle backrooms. Andiamo alla fine. Ma cos'è? Abbiamo scoperto la parte buggata delle backrooms, per caso? Che pazzi. Ma che ne so, sono riuscito pure a buggare le backrooms. Ma vi rendete conto come sono? Ma dai. Ma ci è pieno di NPC indemoniati che mi vogliono uccidere. Cos'è? Pure sopra le backrooms adesso voi. Il capibara. Ah! Allora, capibara, regoliamoci. Io risparmio te, tu risparmi me, ok? Allora, gli altri però non li voglio risparmiare, dato che sono più forte. Guarda. Che ridere, grasse e grosse risate, guarda. Saltano robe buttate per terra. Cos'è? È totalmente una parte brutta quella lì sopra delle backrooms. Allora, li porto tutti fuori. Venite qua. Si possono prendere loro? No, così è, chiedo per un amico. Bene, io vi ricordo di lasciare un like, iscrivetevi al canale. Al prossimo video, ciao!